Amici del blog, bentornati. Oggi parliamo di cilindrata piena, cilindrata grossa, ovvero come gestire in uscita di curva un 1000. Soprattutto con tanti cavalli e tanta coppia, come affrontare le linee in uscita di curva. Faremo qualche video, un onboard, dove ci saranno dei fermi immagine per cercare di capire meglio qual è il momento di centro curva, quindi di corda, del momento di massima linea interna. E da lì come e quando andare a cercare il punto esterno, ovvero l'uscita di curva, dove andare a aggrapparsi al gas. Il problema vero di tanti amatori spesso è che si pensa che per andare forte bisogna fare tanta velocità, quindi in curva cercare di portare percorrenza. Così facendo si tende a fare le curve molto 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 lunghe, ma con le moto grosse, di cilindrata grossa, tanti cavalli, il segreto è riuscire a sfruttare il motore alla potenza, quindi per riuscire a aprire il gas la moto deve stare più dritta possibile. Quindi più si fanno le curve veloci, ovvero lunghe, la moto sta piegata, più si va piano. Difficile da credere a volte, però adesso piano piano cercheremo di arrivare al punto. Quindi è fondamentale, quando si arriva a centro curva, una volta che si vuole abbandonare il centro curva e andare verso l'esterno, sapere già dove si va, vedere già il punto dove noi vorremmo andare a prendere il cordolo esterno e iniziare ad alzare la moto allo stesso tempo dare il gas. Ma questo ne parleremo in un'altra puntata. Guardiamolo un po'. Ho cercato di farvi vedere, diciamo, le stesse curve dall'onboard, dove non si vede nulla, a parte la linea. Poi
cercando di farvi vedere l'onboard posteriore, dove si vede un po' anche come si muove il pilota, perché il pilota deve assecondare la moto. Quindi, una volta che noi iniziamo dal massimo angolo ad alzare la moto, dobbiamo muoverci piano piano con lei, seguirla e non avere fretta di metterci nella posizione di massima aerodinamicità, perché spostarsi sulla moto vuol dire trasferire i carichi, trasferire i pesi e innescare movimenti, quindi dare instabilità alla moto e perdere tempo perché bisogna togliere gas. Quindi sintetizziamo, meglio sacrificare un pochino la percorrenza di curva, ma avere un centro curva, diciamo, molto interno, molto vicino, diciamo, al cordolo interno, con la moto già ruotata per l'uscita. Iniziare a lasciare il cordolo interno, il punto massimo, diciamo, di centro curva, andando a cercare il punto esterno quando ce l'abbiamo in vista. Quando ce l'abbiamo in vista dobbiamo iniziare a fare due cose, alzare la moto e aprire il gas dolcemente piano piano, ma non muoverci sulla sella, restare comunque con un carico costante. Una volta che la moto è abbastanza dritta e stabile, allora possiamo metterci in posizione aerodinamica.